Il lago, geografia per bambini. Oggi scopriremo insieme cos'è il lago, come si origina, quali sono i suoi elementi e troverai delle mappe riassuntive per memorizzare e studiare bene il lago. Iniziamo subito a scoprire cos'è il lago. Innanzitutto, i laghi fanno parte dei paesaggi d'acqua. Ricordi? Il fiume, il lago, il mare, i fiumi, i laghi e il mare costituiscono per l'uomo un'importante risorsa idrica. Ma vediamo ora cos'è il lago. In parole semplici, il lago è una massa d'acqua che ha la terra tutto intorno. Per essere più precisi, il lago è una distesa d'acqua generalmente dolce che occupa una conca naturale del terreno. Una conca, cioè una cavità, un avvallamento che viene alimentato e quindi riempito, ad esempio, dalle piogge. Oppure da un fiume. Dallo scioglimento dei ghiacciai. Da una sorgente sotterranea. Vediamo ora l'origine dei laghi, cioè come nascono. I laghi possono essere di origine vulcanica. Infatti, i laghi possono formarsi all'interno del cratere di un antico vulcano ormai spento. Un lago vulcanico ha una forma circolare ed è alimentato dall'acqua piovana. Origine glaciale. I laghi glaciali nascono dal movimento dei ghiacciai che, sciogliendosi nel corso del tempo, formano delle conche. Questi laghi sono molto profondi e danno una forma allungata, poiché occupano una valle fra le montagne. Questo è il lago di Garda, il più grande lago glaciale in Italia. Un lago glaciale è sempre alimentato da un fiume, detto immissario. Origine costiera. I laghi costieri si formano lungo le coste e sono separati dal mare solo da un breve tratto di terra, solitamente sabbioso. Un lago costiero è sempre vicino al mare, è poco profondo ed è salato. La barra di sabbia che separa il mare dal lago costiero si forma dai detriti trasportati e accumulati dalle onde. Origine artificiale. I laghi artificiali sono creati dall'uomo, che sbarra il corso dei fiumi con la costruzione di una diga, necessaria per la produzione di energia idroelettrica. I laghi artificiali sono laghi di sbarramento. Ma uno sbarramento, cioè a frenare il corso di un fiume, può anche essere un ostacolo naturale, come ad esempio una frana, oppure l'accumulo di detriti in fondo ad una valle. Ecco un esempio di laghi di sbarramento di origine naturale. Per non dimenticare, i laghi di sbarramento possono essere di origine naturale a causa di una frana oppure di origine artificiale con la costruzione di dighe da parte dell'uomo. Una mappa riassuntiva. I laghi possono essere vulcanici, glaciali, costieri, di sbarramento. E ricorda che i laghi di sbarramento possono avere origine naturale con le frane oppure artificiale con le dighe. Inoltre voglio farti sapere che i laghi possono essere anche di origine tettonica, cioè attraverso il movimento delle placche tettoniche si possono generare delle conche, degli avvallamenti del terreno che poi si riempiono d'acqua.
Il lago Trasimeno, che si trova in Umbria, è un esempio di lago tettonico. Vediamo ora gli elementi del lago. Un fiume che entra, si immette e alimenta un lago si chiama immissario. Un fiume che esce da un lago si chiama emissario. Il bordo, cioè il margine di un lago, si chiama riva o sponda. E tu hai mai fatto una gita al lago? Quando ci andrai, fammi questa promessa. Innanzitutto chiedi come si chiama quel lago e poi fai una ricerca. Indaga, guardati intorno, cerca di scoprire quali sono le origini di quel lago. E poi osserva la flora, la fauna. A proposito, nel prossimo video conosceremo proprio la flora, la fauna e le attività dell'uomo legate al lago. Non perdere il prossimo appuntamento. Per ora ti saluto. Bye bye!